Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Ringrazio Kimir e Gab Games per avermi dato questa key per provare United Penguin Kingdom, un city builder in cui dovremo salvare dei pinguini. Sono molto compito perché non mi aspettavo di ricevere questo gioco. Il gioco è uscito il 9 marzo del 2024, ovviamente, e sono veramente curioso. Ringrazio nuovamente perché sono davvero curioso di provarlo. Allora, iniziamo subito. Ah, già in italiano, questa è un'ottima cosa. I pinguini reali sono in pericolo per colpa del cambiamento climatico. Bene, bene. Grazie all'aiuto delle risorse energetiche sostenibili, i pinguini riescono a creare un ambiente sicuro. Sono pinguini con pongo sopponibile, bene. A differenza degli umani, ecco, la prima stoccata, cioè, i pinguini non combattono mai tra di loro e vivono in grande unità e solidarietà e si aiutano sempre, giustamente. Si rannegano, grazie alle attrazioni, si istruiscono in scuola e biblioteca, vabbè, insomma, bene, è una società perfetta. Tutti gli stabilimenti di pinguini seguono gli ordini del re. Bene. Ah, uno stabilimento con il miglior punteggio di reputazione diventa il re del regno dei pinguini uniti, giustamente. I pinguini costruiscono torri di difesa contro orche assassine e foche ladre, cioè, capito? Cioè, qua siamo proprio. Le orche assassine attaccano gli edifici a bordo acqua, mentre le foche dai rubano luci, cioè, proprio Madonna! Secondo ad iniziare il tuo regno dei pinguini? Beh, lo stupo, via. Ok. Madonna, sono cagato sotto. Ah, ma guarda che aspettava. Guarda, mi ha fatto bellino. Vengo, vengo, vengo. Ok, il visin. Togliamolo, sta sulle palle. Poi. No, azzurro, mi piace. Bene. Molto bene. Obiettivi, vabbè, sono le cime. Vabbè, facciamo proprio il tutorial. Ah, ci sono diversi tipi di tutorial. Ok, andiamo. Facciamo in primo. Bene. Madonna. Madonna, i suoni. Andiamo avanti. Sì, però. Un po' fa così. No, aspetta, fermi, fermi, no, fermi, se no. Almeno professioni, abbiamo 5 inattivi, sono questi qua. Quindi, puoi muoverti da un pinguino inattivo a un altro, cliccando sulle professioni, la capanna dei costruttori. Allora, è un posto dove i costruttori possono aspettare. Vabbè, devo fare la capanna dei costruttori per far sì che inizi la costruzione. Allora, con R ed F si quotano gli edifici, ok. Dobbiamo assumere 4 costruttori, cioè 4 persone, 4 pinguini, perdonatemi. Ok. Magazzino può tenere fino a 1500 risorse non specificate, quindi tutto quel che vuoi. Ok. Lì sono 4 lavoratori. Ok. Tutti qui sono senza casa, però. Insomma, insomma, insomma. Va bene, quindi c'è un modo per. C'è un modo per velocizzare. Ah, devo renderlo primario. Magazzino, prima ricevi ricompense dei compiti, rimborsi di smontaggio. Ah, ok, perfetto. Quando viene smontato un magazzino, tutte le risorse tornano. Ok, quindi in questo magazzino posso fare uno smonto edificio e mi dà tutte queste risorse. Bene, ok. I nostri pinguini devono riposare. Va bene, quindi dobbiamo costruire case. Casa dei pinguini, Madonna. Ok, se clicchi su un pinguino bambino, puoi vedere quanto gli manca per diventare adulto. Ah, i pinguini bambini abitano in case diverse rispetto. Oh, sta foca? Beh, un buon morì? No. Vabbè, loggia. Possiamo costruire qua. Ah, ne devo costruire per forza 3. Va bene. Andiamo. Let's go. Guarda come costruiscono fiere. Ah, madonna, già fatto. Madonna, manco il tempo. Ok. Fiere. Bene.
Perfetto. Tutti i pinguini possono. Ah, poi la riproduzione. Ogni casa ha la possibilità di riproduzione, dipende dalla probabilità di accoppiamento. L'accoppiamento non è permesso. Quindi. Fai clic su nuovo. Ah, ok. L'accoppiamento è permesso. Ah, ok, in questo senso, ok. Quindi siamo noi che scegliamo quando farli. Produrre figlio no. Ok, vabbè. Insomma. Ma sta foca, può morire. Check mamma facca. Ci vuole un po' con tuo cazzo. Quindi da Science Hub. Vabbè, insomma. Che vuoi? Ah, vabbè. E abbiamo uno scienziato. Questa è una rampa d'ingresso. Attraverso i punti scienza. Va bene. Va bene. La rampa d'ingresso è orientata per far arrivare i nuovi pinguini, che sarà poi attaccata dalle orche per romperci i coglioni. Non dimentichiamo questo, ragazzi. Mi sta piacendo, perché è particolare. È già costruito. Ok, abbiamo fatto la rampa d'ingresso, quindi i nuovi pinguini arriveranno. Facciamo direttamente il prossimo tutorial. Mi piace che sono collegati i tutorial, non è scontato. Mi ricordo Imperium Civitas, sta cosa qua. Scusate. Vabbè, benvenuti ai tutorial. Molti edifici hanno bisogno di energia per essere attivati. I generatori di energia forniscono ovviamente l'energia necessaria. Va bene, quindi andiamo su energia, pare omega, e la posizioniamo. Mettiamo una costruzione prioritaria altissima. Ah, ma non è collegato però questo villaggio all'altro. Ah, vabbè, pensavo di sì, sinceramente. Ho detto una cagata. Allora. Ci serve un generatore. Vabbè, hanno fame. Quindi il generatore credo che ci sia. Che dovrebbe essere. Non c'è. Perfetto. Facciamo il peschereccio così c'è un po' di cazzo. Perché tu non vuoi? Che cosa? Qual è il problema? Non si sa. Mettiamo il lavoratore. Sì, però, amico mio, però tu non c'hai. Non ti posso spostare. Posso smontare. Se lo sporchi con i punti di scienza necessari, puoi prendere pesce e cramare nel porto di me. Magazzino alimentare, quindi. Devo costruire un magazzino alimentare per far sì che venga depositato il cibo. Va bene, perfetto. Magazzino alimentare primario, così ci portano la roba. Lo stand alimentare serve il cibo. Ah, ok, giusto, me ne serve lo stand. Perfetto. Ne fuoco un po' di coglioni. Guarda, mi ruba una roba da che la fessa sorda. Aggiungi strada. Ma vero. Quindi mi fa andare più veloce probabilmente. Credo. Ho capito. Ok, quindi un lavoratore, ok. A ogni visita lo stand porta felicità. I pinguini stanno usando refrigeratori high tech per creare ghiaccio extra. Ma perché? Ah, ok. Ho capito. Serve a dare energia. Che succede? Ah, non è sotto la protezione della torre difensiva e quindi può essere attaccato. I refrigeratori creano ghiaccio extra per la nuova area di interazione e forniscono energia. Ok, non perdono punti di salute, perfetto. Con l'aumento delle temperature i pinguini si ammalano. Ok, quindi dobbiamo creare il raccoglitore d'erbe. Ma scusa un attimo, le erbe per forza da sott'acqua perché qua ci sono erbi, so cepa. Quindi, insomma, facciamo i seri. Io credo che le strade siano un ottimo connubio che fanno andare più veloce i pinguini, secondo me. Allora, assegniamo un lavoratore, pinguino ovviamente, che produrrà erbe andando in acqua. Sì. Un pinguino ammalato può stare bene con l'aiuto di due erbe. Quindi dobbiamo costruire una farmacia.
E me ne ci sta dicendo anche che bisogna costruire tutto il più vicino possibile, in modo tale che il trasporto sia il più veloce possibile. Ma facendo ciò devi anche mettere case in un punto strategico adeguato. Farmacia primaria. Concentriamoci sulle strade. Mo' le ho fatte. Adesso. Proprio adesso, guarda che. Quando smonti una strada prendi il 100% del rimborso. Le foche. Allora, come gestire le foche? Abbiamo creato un lanciatoio ghiacciato, sarebbe una torre, praticamente. Ah, ma io ho sprecato monete. Vabbù, non so, ci manca dove stanno le monete. Dove sono le monete? Ah, ecco, vabbè. Mettiamo un, come si chiama? Dove è? Cazzatissimo. Attacca le foche ladre. Beh. Ah, ok, così direttamente. Perfetto. Ah, le foche ci attaccheranno in gruppo. Abbiamo costruito una torre difensiva. La costruiamo qua. Per difenderci dalle oche. Dalle orche. Dalle oche. Ragazzi, sono stanco. Quindi la torre lanciatoio ghiacciato ci difende dalle foche, mentre il cannoniere dalle orche assassine. Va bene, ok, perfetto. Madonna! Ha distrutto. Me lo ha distrutto. Un orco assassino ha distrutto un tuo edificio. Come puoi vedere, hai bisogno di più torri di difesa. Allora, migliore. Per controllare il carico. Apri il menu difesa. Beh, un attimo, fammi costruire cosa. No, non mi fa costruire. Menu difesa. Nel menu difesa puoi vedere una lista delle tue torri di difesa e il numero totale di orca assassino e fuoco che hai ucciso. Mi piace? Vengo, ci sta. Bene, siamo all'ultimo tutorial, mi sta piacendo, devo dire che mi sta piacendo molto. Benvenuto ai tutorial per l'ultima volta. Le decorazioni forniscono punti extra, quindi andiamo su. Ah, posso fare. Madonna, che vaso è questo? Ah, madonna. Vabbè. Io costruisco strade intanto perché mi piace. Fare divertimento per i bambini, pinguini, quindi andiamo sul divertimento. Il carosello è sicuramente per i pinguini e i bambini, ma senza ombra di dubbio. Sì, però mettiamo la velocità per favore, perché veramente è assurdo. Ma posso costruire la difesa? No. Quando la barra del divertimento è vuota, questo posto può essere visitato se i pinguini nell'area di interazione, se c'è un posto disponibile. Vabbè, facciamo anche i divertimenti per i pinguini più adulti. Piste di pattinaggio, bellissimo. Che spettacolo. Ma io posso fare le difese? No. Costruiamo un tempio. Cioè, questi pregano pure. E anche una scuola. La produttività dei pinguini è la media delle percentuali di felicità e di istruzione. Ah, ok. Fanno lo stesso lavoro, ma se in grado lavora di me di più. Se sei un cretino di meno. Però sembra lavoro. Stai attento a spendere le tue monete e a trovare modi per guadagnare di più. Dobbiamo costruire una tesoreria. Mi ricorda The Settlers. Bene, che vi dice, fai attenzione a quanto spendi, sto spendendo per fare strada. Tesoreria primaria. Il tuo punteggio reputazione è la valutazione generale del tuo stabilimento. Dipende dalla felicità, istruzione, monete, divertimento, riposo, spiritualità, pasti, decorazioni, refrigeratore, felicità pubblica. Tutto. Tutto. Reputazione. Ok. Questa è la mia reputazione. Ok,
Ogni stabilimento nel Regno dei Piccoli Uniti ha un livello stabilimento. Ah, ho capito. Ogni valutazione è fatta alla fine dell'anno e poi mostrata nel report annuale con la tua performance annuale in dettaglio. Ok, ho capito. Molto interessante. Molto bella questa cosa. Le springhe sono attive per un anno se i requisiti sono stati soddisfatti entro la fine dell'anno. Ok. Springhe di divertimento, bellezza, chef, ok. Tutti i tutorial sono stati completati con successo. Va bene, ok. Devo dire che sono molto contento. Il tutorial mi è piaciuto tantissimo. E veramente ottimo. Mi piace molto. Mi è piaciuto veramente tanto. Se volessi fare una nuova partita, ok, possiamo scegliere anche. Tutto così com'è tranquillo, ok. Possiamo scegliere modalità, i tipi di mappa. Ok. Piace questo. Ah, poi anche che hai il tuo stemma, che figo. Ragazzi, devo dire che è una grandissima sorpresa. Mi piace davvero molto. Guarda che figa questa. Ragazzi, per me il video può finire qua. Mettiamo il nome, ma voglio vedere un po' com'è qua, ma io vi ho portato ciò che volevo, che è il tutorial, perché sono la cosa più importante, secondo me. Comunque devo dire che è davvero bello. Mi sta piacendo veramente molto. E sono veramente contento che mi abbiano dato questa key. E io ringrazio nuovamente Gab The Games e Kimina per questa grande opportunità, che mi piace veramente molto. E sinceramente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.